È sempre una buona notizia quando degli imprenditori lanciano nuove attività, soprattutto nel settore dell'enogastronomia tipica aretina, e se queste iniziative poi valorizzano un luogo storico, come è il caso dell'osteria Podere il Riccio, storico luogo della Valdichiana, davvero una affollatissima inaugurazione per questo nuovo corso. Una struttura che noi conoscevamo da anni. E diciamo che circa 2 anni fa, dopo vari sopralluoghi, ci è interessato, o meglio, ci siamo avvicinati un attimino tramite la proprietà a poter sposare questo progetto. Noi abbiamo sempre creduto, perché comunque questa è una struttura storica per quanto riguarda la provincia di Arezzo, e da lì è iniziato poi questo progetto che ad oggi inizia questa avventura. Una bella sfida. Sì. Una bella sfida per noi, però già essere arrivati qui è una bella tappa. Noi fin dall'inizio credevamo in questa struttura, perché aveva un potenziale che nel passato non è mai stato creato, o comunque non è mai stato cavato il meglio di sé. E noi fin dall'inizio abbiamo, dal brutto vedevamo il bello. Questo, diciamo, è stato un po' il punto di partenza che oggi il Podere di Riccio. È un luogo ricco di storia. Però. Direi sinceramente sì, di ricco di storia, esatto. Dagli un taglio del passato, di un presente che verrà. Su cosa punterete? Su una cucina locale, espressa. Il nostro executive chef ovviamente faremo tutto internamente, dalla panificazione a pasticceria. Una gran selezione dei nostri prodotti, una carta molto corta, di modo che, ecco, una carta importante stagionale, e di conseguenza per esaltare la qualità del prodotto, i sapori, per far sì che i nostri clienti che ci verranno a trovare stiano bene. Poi c'è questo spazio bellissimo all'aperto, che poi, no, primavera e estate. Esatto, esatto, quello è un surplus, che ovviamente è una struttura che si addice molto anche per quanto riguarda gli eventi, meeting e qualunque altro, cerimonie. Andremo a arricchire anche quell'aspetto lì, e sperando di essere così vincenti e bravi, fa star bene anche chi ci vorrà venire, il cliente che ci vorrà incontrare.